Un'opera dedicata alle vittime del Covid sorge qui in Viale della Liberazione di fronte all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Sono raffigurati medici, infermieri, assistenti sanitari, tutti coloro che in qualche modo hanno combattuto in prima linea durante la pandemia. Ad inaugurarla questo pomeriggio il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. È un'opera che ricorda le tante vittime, il dolore tremendo di questi 15 mesi, in particolar modo della prima fase del Covid che ha visto Pesaro purtroppo tra le città più colpite d'Italia, ed è anche un segno di riconoscimento, di riconoscenza nei confronti di coloro che ci hanno protetto, i medici, gli infermieri, la Croce Rossa, la Protezione Civile, le forze dell'ordine, tutti coloro che si sono adoperati in questo anno così difficile. È molto bella la collocazione proprio di fronte all'ospedale. È molto bella anche la collaborazione con il Ministero della Difesa e quindi siamo molto contenti e ringraziamo Antonio, l'artista, che ha fatto un lavoro davvero in pochissimi giorni, però crediamo che possa essere apprezzato da tanti pesaresi che a migliaia passano ogni giorno davanti a questo luogo. Dare memoria penso sia importante, mi sono sfidato in qualcosa che con i tempi a disposizione è andato oltre quello che di solito faccio, quindi ho inserito tantissime figure, ho fatto fatica a non mettere alcune figure molto importanti che mancano. Quanti giorni soprattutto hai impiegato per realizzare questa opera? Di progettazione, come dire, di mettere insieme le idee, una settimana circa, con confronti, ho chiesto alla città di Pesaro se ci fosse qualcuno e poi una decina di giorni per dipingerlo. Io noto con grande sorpresa, è stata effettivamente una bella sorpresa da parte dell'amministrazione comunale di Pesaro, del sindaco Ricci, che ringrazio infinitamente di questa cosa, perché ha captato il fatto che io, un po' definita infermiera poetessa, e attraverso me mi faccio portavoce insomma di tutti i sanitari che hanno poi lavorato egregiamente e instancabilmente per curare ognuno di noi, ecco.